Salve, un saluto a tutti, sono sempre Luca, Italian Whisky 7 e Quavo Quebec. Ieri sera abbiamo lasciato il porto di Haifa, stiamo navigando verso sud, verso il canale di Suez, e questa sera avremo il pilota a bordo per transitare il canale di Suez e fare scalo nel prossimo porto di Aqaba in Giordania. Sto utilizzando sempre il Kenwood. Ora vi faccio vedere la funzione del GPS e diciamo tutti i dati che vengono mostrati dalla radio durante la navigazione, anche perché siamo molto lontani dalla terraferma, quindi comunque non c'è possibilità di agganciare nessun ponte. Allora, eccomi qua con sempre il fedele TH-D74 della Kenwood. Come vedete è ancora settato sulle frequenze dei ponti locali ad Haifa, ma come già detto non ho avuto molto successo nel rintracciare colleghi locali. Vediamo ora la funzione GPS. Come vedete c'è l'icona del satellite che lampeggia, quindi significa che il GPS entro contenuto appunto ha agganciato il segnale. Andiamo con il tasto funzione, my position, ecco qui. Qua mi dà la frequenza sulla quale sono in ascolto, le coordinate geografiche, quello che dovrebbe essere il locator, l'altezza dal livello del mare e la bussola. Stiamo navigando ad una velocità di 20 km orari con data e ora che si aggiornano automaticamente quando la radio si connette al GPS. Passiamo alla pagina numero 2. Ecco, qua mi dà la posizione rispetto al target dell'obiettivo. Ovviamente questa funzione non l'ho attivata, quindi esce tutto in bianco. E poi questi sono i satelliti e le posizioni degli stessi con i relativi segnali che vengono captati dal Kenwood. Questa in breve è la funzionalità del GPS, che ovviamente viene utilizzata per la modalità di APRS. Più tardi magari vedremo se riuscirò a contattare o perlomeno ascoltare qualcosa in HF, dato perché questo apparecchio permette la possibilità di ricezione della banda HF anche in USB, LSB e CW. Ovviamente tutto sarà molto limitato dal gommino, però magari stasera qualcosa riusciremo ad ascoltare. Alla prossima, grazie. Buongiorno da Luca, Italia Whisky 7 e Quebec, Quebec. Questa notte abbiamo preso il pilota a bordo, stiamo attraversando il canale di Suez. Per me è la prima volta, quindi è qualcosa di emozionante. Alle mie spalle vedete il deserto egiziano, non fa particolarmente caldo come mi aspettavo, anzi c'è un bel venticello fresco, bello, bello. Saluto Italia Whisky 7 e Quebec Quebec. Salve, un saluto a tutti, sono Luca, Italia Whisky 7 e Quebec Quebec. Mi trovo a Petra, in Giordania. Molti di voi riconosceranno l'edificio alle mie spalle, famoso per il film di Indiana Jones. E qui in Giordania purtroppo non sono riuscito ad avere frequenze radioamatoriali, non ho trovato nulla sul sito dell'associazione dei radioamatori giordani, quindi credo che non abbiano fonti ripetitive locali. Però diciamo i più anziani ricorderanno sicuramente Re Hussein, radioamatore anche lui, che ha cercato di promulgare comunque la conoscenza del radiantismo anche in questo paese. Se non ricordo male, il nominativo era Juliet Yankee 1, Re Hussein di Giordania. Comunque continua il mio diciamo tour qui nella città di Petra, ci aggiorniamo e ci teniamo in contatto. Un saluto ancora da Luca, Italia Whisky 7 e Quebec Quebec. Ciao.